Grande successo per il 16° appuntamento della rassegna Settembre Culturale al Castello, con la presenza di Sergio Assisi e Dario Assisi, che hanno presentato il loro libro Strapazza Napoli. Come hai trovato il Settembre Culturale ad Agropoli, questa rassegna? Che idea ti sei fatto di questa manifestazione? Allora, io sono sempre contento quando avviene movimento, quando avviene, anche se magari al sud è sempre più confuso, però è anche quello il bello, c'è molto fermento, c'è molta energia, e quindi mi fa piacere quando accade del movimento. Mentre la rassegna, che cosa ne pensi di questa rassegna culturale? Ma la rassegna, devo dire, è una idea splendida, anche perché il parterre dei nomi, insomma, dei personaggi che sono stati qui è abbastanza, voglio dire, elevato, quindi è abbastanza bello fornito. Quindi devo dire, tanto di cappello anche agli organizzatori, insomma, all'amministrazione locale, che finalmente ha organizzato anche qualcosa di, come dire, di diverso dal solito intrattenimento pubblico. Un saluto ad Agropoli, quindi, da parte di Sergio Assisi. Un saluto ad Agropoli, alla vostra bellissima città, al vostro castello, al vostro mare e al vostro sole. Ciao. È bello vedere tanto entusiasmo, ci sono delle persone che riescono a catalizzare attenzione, e quindi un attore che è amico della nostra città, che conosciamo da tempo, di grande successo, è una persona molto semplice, alla mano, e quindi siamo contenti che abbia arricchito la nostra rassegna del Settembre Culturale. Sergio Assisi, come diceva prima, non si fermerà stasera ad Agropoli, ma ovviamente ci saranno una serie di collaborazioni con il Comune, per l'appunto, come prima dicevate, quindi sarà un beneficio anche per il Paese. Sì, abbiamo immaginato alcune iniziative e quindi ci auguriamo di poterle portare a termine presto e soprattutto bene. Assessore, due serate molto intense, quella di ieri sera con la criminologa Roberta Bruzzone e questa sera ovviamente con Sergio Assisi, che presenta tra l'altro il suo libro Strapazza Napoli. Sì, due serate eccezionali, ieri sera con la criminologa Roberta Bruzzone, che ha completato diciamo un quadro che è partito già qualche anno fa, con la partecipazione del giudice Imbosimato, con la partecipazione del giudice Priore, di Vittorio Alicuo, del generale Garofano, personaggi che a vario titolo hanno indagato sui misteri e sulle più importanti vicende degli ultimi decenni della nostra Repubblica. Poi stasera un successo eccezionale, aspettato d'altra parte, con la presenza dell'attore Sergio Assisi, che sulla scorta ovviamente dell'ultimo successo del commissario Nardone è ospite della rassegna del Settembre Culturale, un graditissimo ospite. Siamo felicissimi per il successo che la rassegna sta ottenendo quest'anno, e che si concluderà domenica, e avrà un passaggio importante anche sabato con la partecipazione del giornalista e politico Cristiano Magdi Allam. In virtù di queste ovviamente serate che hanno riscosso molto successo, la prossima edizione del Settembre Culturale, possiamo dirlo, sarà ovviamente ricca di personaggi, ma ospiterà anche attrazioni come Sergio Assisi e magari qualche altro attore? No, ma sicuramente già stiamo pensando alla prossima edizione, magari con qualche novità importante. Ormai il nostro festival culturale ha scalato le graduatorie in Italia e di questo ne siamo felicissimi, e ci ripaga del lavoro svolto, che è un lavoro che si articola su tutto l'anno, in modo particolare giugno, luglio, agosto e settembre, gli ultimi mesi proprio di intensissimo lavoro.